Siamo verso la fine del canto nono del Purgatorio. Questo canto iniziava con Dante che si addormenta e sogna. E sogna di essere portato in alto da un'aquila. In realtà è stato portato in alto mentre dormiva, non da un'aquila ma da Santa Lucia, che lo ha portato fino alla soglia del Purgatorio vero e proprio. Lì c'è una porta con un angelo seduto davanti. Per accedervi vi sono tre gradini, uno bianco, uno nero, uno rosso. Nella puntata precedente dicevo che tutta questa scena è stata interpretata fin dai primissimi commentatori come una raffigurazione del sacramento della confessione. Ed esprimevo, almeno in parte, perché è un argomento sul quale torneremo ora, il mio dissenso. Ci siamo lasciati con la porta ancora chiusa e l'angelo che con la punta della spada scrive 7P sulla fronte di Dante. Cenere o terra che secca si cavi, terra secca tolta dalla cava, d'un color fora col suo vestimento. Gli angeli della Valletta dei Principi erano vestiti di verde per significare la speranza. Qui l'abito grigio significa l'umiltà con cui il confessore deve esercitare il suo ufficio, sapegno. E di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria con la bianca e poscia con la gialla fece alla porta sì chi fu contento, cioè l'aprì. Quandunque l'una d'este chiavi falla, ogni volta che una di queste chiavi fallisce, che non si volga dritta per la toppa, disse egli a noi, non s'apre questa calla, questa strada, questa via, ovvero, così spiegano, la soluzione non è valida. Più cara, più preziosa è l'una, quella d'oro, che è simbolo dell'autorità che discende da Dio. Ma l'altra vuol troppa d'arte e d'ingegno avanti che diserri che apra, perché ella è quella che il nodo di groppa, che scioglie il nodo. La chiave d'argento simboleggia, così dicono, la sapienza del sacerdote nel giudicare se il penitente può essere assolto. Da Pier le tegno, il significato è chiaro, me le ha date San Pietro. Per il sapegno, Pier è il pontefice che ha conferito l'autorità a questo angelo. Per la chiavacci, perché da Pietro deriva ai vescovi e ai preti la facoltà di usarle. Non credo sia questo il pensiero di Dante. Da Pier le tegno e dissemi chi è rianzi ad aprir ca tenerla serrata, di sbagliare piuttosto per troppa indulgenza che per troppo rigore, ovvero che è meglio perdonare chi non lo merita piuttosto che respingere chi è sinceramente pentito. Pur che la gente ai piedi mi s'atterri, si inginocchi davanti a me, prostrandosi a terra. E ora parliamo delle chiavi. Dante le cita tre volte nel poema, una in inferno, una in purgatorio, una in paradiso. Qui è l'angelo che le riferisce, secondo i commentatori, alla confessione e che non sono da confondere, scrivono, con quelle attribuite a Bonifacio VIII nel canto 27 dell'inferno. Là si intende infatti, scrive la Chiavacci, che l'una serve per aprire, l'altra per chiudere. Nessuno, che io sappia, ricorda però le chiavi citate in Paradiso. Nel canto quinto del Paradiso si parla dei voti di chi entra in convento che non possono essere modificati senza la volta e della chiave bianca e della gialla. Quindi un significato ancora diverso, ma io penso che questo del Paradiso sia quello valido anche per questo passaggio del Purgatorio, ovvero che si tratti, come già accennavo nella puntata precedente, di una iniziazione. Quanto all'inferno, è la megalomania dei papi.
Poi pinse l'uscio alla porta sacrata. L'edizione Sanguinetti legge invece di porta parte, che devo dire mi piace per due motivi. L'aggettivo sacra per la porta verrà usato fra qualche verso e quindi sarebbe una brutta ripetizione. E poi trovo notevole sottolineare che sacra è la parte dove ora Dante sta entrando, dicendo: entrate, ma facciovi accorti, vi avverto, che di fuor torna chi indietro si guata. Fuori dove? Fuori dove? I commentatori che non demordono dall'ipotesi della confessione intendono il guardare indietro come un tornare a peccare, per cui si perde la grazia ottenuta col perdono. Ora, la porta non è lì solo per Dante, ma per tutti quelli che abbiamo incontrato e che chiedono che si preghi per loro per poter accedere prima, anticipatamente, a questa porta. Loro, qualche commentatore si è reso conto del problema, non possono peccare. La recidiva nel peccato è possibile solo ai vivi. E allora, pensando a loro, ripeto la domanda: fuori dove? Nell'antipurgatorio? E per quanto tempo? Questo è uno dei punti in cui, come già dicevo, la scena ha un senso per Dante e un senso diverso per le anime. In questo caso ha senso solo per Dante. Ma ha senso solo se si pensa a una cerimonia di iniziazione, non alla confessione. Tutti i commentatori ricordano qui la moglie di Lote, il mito di Orfeo Euridice e menzionano un versetto di Luca, senza però citarlo, è invece fondamentale ed è la chiave per capire questa frase dell'angelo. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questo discorso non ha nulla a che fare con la confessione. Il messaggio di Cristo è chiaro. Seguirlo richiede una dedizione totale, un taglio netto con tutta la vita precedente. Ancor più crude sono le parole di Cristo nella versione di Marco: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. È un passaggio importante che Cristo ripete più volte ed è anche, a mio avviso, il significato delle parole dell'angelo. Il passaggio attraverso la porta del purgatorio rappresenta una svolta radicale che sembra quasi essere annunciata dall'addio ai dolci amici all'inizio del canto precedente. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge porta sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rugghiò sì, né si mostrò sì acra, dura d'aprire o anche aspra per il suono, tarpea, come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase magra, cioè impoverita. Io adoro Dante quando fa queste brevissime punzecchiature, che ahimè purtroppo passano inosservate, nel senso che non viene capito che sono volte, non dico a demolire, ma almeno a scalfire qualcuno dei miti, come in questo caso quello del grande Giulio Cesare, che, come ho già detto altrove, a mio avviso non era così venerato da Dante come in genere si ritiene. E queste punzecchiature lo dimostrano. Il riferimento è alla porta del Tempio di Saturno, sulla rupe tarpea del Campidoglio. L'episodio è narrato nella Farsalia di Lucano. Cesare, dopo il famoso passaggio del Rubicone, arrivato a Roma, si impadronì dell'erario, cioè del tesoro pubblico, che era custodito in questo tempio. Il custode era il tribuno Metello.
sottolineo il buono Metello, che invano si oppose all'azione, come dire, predatoria di Cesare e fu allontanato con la forza. E quasi tutti sottolineano che questa similitudine è solo di natura sonora. E no, implicita in questa similitudine c'è l'idea che al di là della porta c'è un tesoro. Io mi rivolsi attento al primo tuono, ai primi suoni provenienti dall'interno, tuono per dire suono, confuso, indistinto, e Te Deum laudamus. Mi parea udire in voce mista al dolce suono. Lunghissimi commenti a questo verso, che mi sembra semplicissimo. C'è chi per suono intende il rumore della porta, che però dolce non si può proprio definire. C'è chi suppone che ci siano degli strumenti, ma poi non vengono mai né visti né menzionati e quindi è da escludere. La Chiavacci intende che cantano in polifonia, ovvero che si tratti di un armonioso accordo di diverse voci. Il cantare di diverse voci è tipico del paradiso, mentre in purgatorio le anime cantano in genere all'unisono. Certo, qui non siamo più nell'antipurgatorio, siamo già in una zona quasi divina, però a mio avviso significa semplicemente che cantavano. Il canto, che cos'è se non voce mista a suono? Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva. Ciò che udivo mi procurava esattamente appunto la stessa impressione, immagine, qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea. Qualcuno intende, come sapegno, canto accompagnato dall'organo, ma all'epoca non si usava ancora. Il termine organum nei testi antichi indicava il canto a più voci in coro, dove varie voci cantavano la stessa melodia ad altezze diverse, e la voce bassa era detta organale. In entrambi i casi si produceva l'effetto descritto da Dante, che or sì or no s'intendon le parole. Con questo verso chiude il canto nono. Nel decimo canto dell'Inferno si entrava nella città di Dite e ora, nel decimo canto del Purgatorio, entriamo in Purgatorio. Poi fummo, dopo che fummo dentro al soglio della porta che il mal amor dell'anime disusa, leggo dalla Chiavacci, che l'amore mal rivolto degli uomini, cioè il loro peccare, fa cadere in disuso. Quella porta si apre di rado e per questo fa tanta fatica a volgersi sui cardini, chiuse le virgolette. Questo è quello che dicono più o meno tutti i commenti. Io rimango allibita. Possibile che nessuno salti su e si scandalizzi? Ma questa è la porta del purgatorio, cioè il regno dell'aldilà cui sarebbe dovuta approdare, secondo la Chiesa, la grande maggioranza dell'umanità, i tanti. Non val de boni e non val de mali, di cui ho già parlato a proposito degli ignavi e anche nella puntata di introduzione al Purgatorio. I non abbastanza buoni né veramente cattivi per i quali la Chiesa lo aveva istituito il Purgatorio. Dunque dire che questa porta si apre di rado è del tutto incompatibile con la dottrina cattolica. E di fronte a questa assurdità cosa dicono? Che questo spiega perché la porta fa fatica a volgersi sui cardini. Ma per favore, che sia incompatibile con la dottrina cattolica, l'ha ben capito l'amico di Dante, autore dell'ottimo commento. Che spiega? Che spiega? Poiché dentro furono alla porta, che disusa, virgola, cioè purga il malo amore, cioè capite, disusa significherebbe purga. Come
cosa non si fa per proteggere l'amico eretico. Che ci sia qualcosa che non quadra, l'ha notato anche il Sermonti, il quale fa un commento, che dire, divertente. Affermare, come qui si afferma, che il purgatorio è poco frequentato a causa del malamor dell'anime, vale più o meno quanto affermare, non so, che le cliniche ortopediche sono poco frequentate perché la gente non fa che rompersi le ossa, o no? Dopo questa battuta non affronta il problema, non si chiede perché, che poi la risposta sarebbe anche semplice. Quelli che si rompono le ossa, Dante non li manda in clinica, li mette in inferno. Soprattutto quella enorme massa che sono i non valdeboni, non valdemali, ovvero gli ignavi. È ovvio che nessuno affronti seriamente il problema, perché dovrebbe poi dire che questo purgatorio non ha nulla a che fare con quello della Chiesa, è altra cosa. La Chiavacci scriveva che il loro peccare fa cadere in disuso. Ora, se questa scena rappresentasse la confessione, il peccare ne farebbe aumentare l'uso. Più pecchi e più ti devi confessare, a meno che non si voglia intendere che i peccati sono diventati talmente gravi che non vengono più date assoluzioni. Ma non credo proprio che sia questo il senso, e comunque nessuno lo intende così. La mia ipotesi è, come dicevo, che si tratti di una iniziazione. Ma di che tipo di iniziazione? Ovviamente di un'iniziazione di tipo cataro. Se così fosse, questo verso sarebbe perfetto, perché ai tempi di Dante nessuno voleva più aderire al catarismo, troppo pericoloso. E dunque la porta era disusata ad aprirsi. E che cosa l'aveva disusata? Il malamor, perché fa parer dritta la via torta. E qui il pensiero corre naturalmente alla diritta via smarrita all'inizio del cammino. E perché l'aveva smarrita? Perché gli era parsa dritta una via torta. Comunque, questa frasetta messa lì che sembra così semplice, ma faccio notare che non è pronunciata da Virgilio. Qui è il Dante autore che esprime questo pensiero, che tocca infatti un importantissimo tema filosofico e oggi diremmo anche psicologico, che verrà trattato nei canti centrali di questa cantica. Com'è possibile che l'amore, o se volete la mente, ci spinga, ci induca a sbagliare, a valutare scorrettamente i fatti, a farci appunto parer dritta la via torta? Ma intanto proseguiamo. Dante e Virgilio sono entrati da questa porta. Sonando la sentì esser richiusa, e s'io avesse gli occhi volti ad essa, qual fora sarebbe stata al fallo degna scusa. Noi salavam per una pietra fessa nella fenditura della roccia. Il verso sembra ripetere quello di Purgatorio 4. Noi salavam per entro il sasso rotto. La somiglianza è assoluta, lo notano quasi tutti. È lo stesso salire, lo stesso duro paesaggio, spiega la Chiavacci. Non è proprio così. In un altro suo libro Krishna Prem dice che in questo cammino il discepolo deve gradualmente affrontare e identificarsi con realtà sempre più elevate e deve ogni volta ripetere il processo e salire più in alto.
Io penso che Dante, dicendo lì noi salavam per entro il sasso rotto e qui noi salavam per una pietra fessa, abbia voluto alludere esattamente a questo ripetere a un livello di consapevolezza superiore il processo che è sempre un salire, noi salavam. Noi salavam per una pietra fessa che si muoveva ed una ed altra parte, siccome l'onda che fugge e s'appressa. È un sentiero tortuoso a zig-zag, così in genere inteso, ma quasi tutti i commentatori riferiscono che Pietro, il figlio di Dante, sosteneva che la roccia si muovesse, ritenendolo una cosa insensata. Forse non è così insensata l'idea di Pietro, nel senso che forse qui Dante alludeva al mito delle Simplegadi, questi scogli che si muovevano rendendo il passaggio delle navi estremamente pericoloso. Ma da lì sono dovuti passare anche niente meno che gli Argonauti. E Dante conosceva sicuramente questo mito e forse allude proprio a questo. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mio, in accostarsi or quinci or quindi, ora a destra, ora a sinistra, al lato che si parte, che si allontana. E questo fece i nostri passi scarsi, lenti, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi, spiegano alcuni commentatori, che dopo il plenilunio, la prima parte a toccare l'orizzonte, il letto in cui coricarsi, è quella non illuminata, lo scemo, la parte mancante. Insomma, la luna stava per tramontare prima che noi fossimo fuori di quella cruna. La cruna è il buchino nel lago in cui passa il filo. Questo per dire quanto fosse disagevole e stretto quel cammino. Quanto al momento sono circa le 10 o 10:30 del mattino. Ma quando fummo liberi e aperti su dove il monte indietro si rauna, si ritrae formando un ripiano circolare, io stancato. Ovviamente è solo Dante che si stanca perché è lì col corpo, e amendue incerti di nostra via, restammo in su un piano solingo più che strade per diserti. Anche questo riprende la situazione di Purgatorio 4. Non solo la salita, ma anche la stanchezza e non sapere che via fare. Dalla sua sponda, ove confina il vano, il lato esterno, al piede dell'alta ripa, che pur sale, misurerebbe in 3 volte un corpo umano. Il ripiano è largo circa 5 metri. E quanto l'occhio mio poteva trardare, fin dove potevo spingere lo sguardo, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale, sempre della stessa larghezza. Cornice è il termine usato quasi sempre da Dante per questi 7 ripiani del Purgatorio, che sono tutti così, ma man mano di circonferenza minore. In essi vengono non puniti, ma espiati i 7 peccati capitali, dal più grave al meno grave. Pertanto qui nella prima cornice si trovano i superbi e Dante vi si fermerà per ben 3 canti, questo l'undicesimo e il dodicesimo. Lassù non erano mossi i piedi nostri anco quando io conobbi, vidi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, verso assai discusso, su cui trovate nei commenti dettagliate informazioni. In genere viene inteso riferirsi a una zona della ripa ripidissima che in basso era meno ripida, di salita aveva manco. I commentatori ritengono che ciò sia così per consentire ai penitenti, che come vedremo camminano curvi, di vedere le cose di cui Dante parlerà ora e che devono vedere.
esser di marmo candido e adorno di intagli sì che non Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. Policleto era un famoso scultore greco vissuto nel V secolo a.C., contemporaneo e rivale di Fidia. Era conosciuto nel Medioevo perché è molto citato dagli scrittori latini come esempio di perfezione. La terzina comunque significa che non solo un sommo artista come Policleto, ma la stessa natura avrebbe la peggio nel confronto con l'assoluta perfezione di quegli intagli, ovvero sculture. Si tratta infatti di basso o alto rilievi. Perché sono così perfetti? Perché sono fatti niente meno che da Dio, come verrà detto più avanti. Da quello che Dante dirà di queste sculture e anche da cose che verranno dette in questi tre canti, che hanno tra i temi trattati anche quello della fama e della bravura dell'artista, si evince chiaramente l'idea che Dante aveva della funzione e del significato dell'arte figurativa. Di questo parlerò man mano che il tema affiorerà. A questa scena dedica un intero lungo capitolo Teodolinda Barolini. I suoi commenti sono come sempre interessanti e intriganti. In sintesi, ritiene paradossale che proprio qui, nella cornice dei Superbi e soprattutto in Purgatorio, Dante pecchi così pesantemente di superbia. Lo vedremo. La Barolini risolve il problema definendo, direi a ragione, quella di Dante non superbia ma consapevolezza. Tutto questo è interessante e condivisibile. Io però vorrei fare a introduzione non solo di questa, ma di tutte e sette le cornici del Purgatorio una considerazione completamente diversa. Dante e Virgilio sono appena giunti alla prima cornice e vedono questi intagli, queste sculture, che rappresentano esempi della virtù opposta al peccato che qui si espia. Ora, non solo qui, ma ogni volta che Dante e Virgilio arriveranno ad una nuova cornice, la primissima cosa che incontreranno saranno sempre gli esempi della virtù opposta al peccato che viene di volta in volta espiato. Qui per la superbia è l'umiltà, per l'invidia sarà la carità, eccetera. Qui si tratta di sculture, altre volte saranno visioni, voci, e talvolta sono le anime stesse che parlano. Il primo esempio riguarda sempre Maria, gli altri in genere sono tre, un personaggio cristiano o biblico e un personaggio pagano. Alla fine di ogni cornice vi sono poi, sempre nella stessa forma, ovvero qui saranno altri rilievi marmorei, esempi del peccato punito. Questa idea di Dante di porre all'inizio di ogni cornice esempi della virtù opposta corrisponde a una pratica yoga. Negli Yoga Sutra, che è il testo fondativo dello yoga, Patanjali scrive: quando la mente è turbata da pensieri negativi, la ponderazione costante sugli opposti costituisce il rimedio, chiudere virgolette, e nel versetto successivo ribadisce che è necessario meditare sugli opposti. Per Krishna, Prem, questa meditazione sugli opposti fa parte della quarta e ultima fase del cammino yoga. Ne parlo ovviamente nel mio primo libro, in cui cito, traduco ciò che Krishna Prem scrive su questa frase. Questo è il mio primo libro nella sua prima edizione, che poi è stato rieditato dallo stesso editore con una copertina diversa. Che ora si trova, questo ormai è esaurito. Allora, Krishna Prem dice che questa quarta fase
consiste nel piegare le proprie energie al compito di guidare i pensieri, stati mentali che ora sappiamo avere effetti nocivi, devono essere stroncati sul nascere, prima che questi effetti abbiano tempo di manifestarsi. E il metodo più facile di far ciò è quello di evocare deliberatamente gli stati a loro opposti. Di questi esempi di virtù opposte Dante dirà molto più avanti nel Purgatorio che sono, insieme alla pena, la cura che riuscirà infine a risanare la piaga, ovvero a produrre la purificazione. A questo proposito ricordo sempre le parole del mio maestro Jagdish Parikh quando gli chiesi di insegnarmi le tecniche di purificazione di cui avevo letto. «Ma tu vuoi andare direttamente all'università? Calma, la purificazione è il compito più difficile. Sarà già molto se per il momento riuscirai a non aggiungere altro sporco». Così mi disse. La purificazione è la quarta, ultima fase, e così è anche in Dante. E credo che non ci sia bisogno di commento. L'idea di Dante di porre all'inizio di ogni cornice questi esempi di virtù corrisponde esattamente alla meditazione sugli opposti consigliata da Patanjali. Con il prossimo verso inizia la descrizione di questi meravigliosi rilievi marmorei e quindi interromperei qui la lettura. Però una cosa la voglio ancora dire in questa puntata un po' introduttiva alle sette cornici del Purgatorio vero e proprio. Dicevo prima che in questi tre canti Dante parla dell'arte figurativa, ma anche della sua arte, che è la poesia, cui dedicherà più avanti ben sei interi canti. Ebbene, dell'arte parla esclusivamente in questa cantica, non una parola in inferno, né in paradiso. Perché? Semplice, perché il purgatorio, il suo purgatorio, è l'unico regno terreno. E l'arte è uno strumento terreno, non è sovrannaturale, non è divino, è umano. E l'uomo, per usare una bella espressione di Pavel Florensky, con i colori del relativo deve disegnare l'assoluto. E ci riesce, perché con questi strumenti umani l'artista è da sempre stato in grado di condurci là dove la ragione non può giungere. E con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.